Capitano Yuri Watanabe, rapporto sul caso. Felicia Hardy, nota come Black Cat, è scomparsa, forse morta. Si era alleata con Amered del Maggia per ricattare i vertici delle altre famiglie. Ma ha commesso l'errore di tradirlo. E così il padrino si è vendicato, usando le armi della Sable. Hardy e le prove ricattatorie sono entrambi spariti nell'attacco. Ora Amered vuole la testa degli altri boss. Non potendo più ricattarli, è come si suol dire andato ai materassi e spera di eliminare gli altri padrini con la forza. Per farlo, ha pensato di impossessarsi delle armi pesanti lasciate in città dalla Sable. Abbiamo requisito tutto l'equipaggiamento possibile, ma la situazione è seria. Infuria una guerra tra bande e New York è sotto il fuoco incrociato. Ma la fortuna comincia a girare. Il Maggio ha bloccato Amered nel vecchio sanatorio di Harlem. Se teniamo impegnati i suoi uomini con un diversivo, potremmo infiltrare una squadra nell'edificio e prenderlo vivo. Abbiamo una sola occasione. Vediamo di non sprecarla. Laggiù si mette male. Ci siamo, quando vuoi. Ricevuto. Metto in scena un diversivo coi fiocchi. Pronti, signori? Spidey, guarda qui. Bello. È contro il regolamento. Scusi, capitano. È un regalo di mio figlio. È raro lavorare con un supereroe. Chiuderò un occhio per questa volta. Ora pensate alla missione. Sì, signore. Comincia la festa. Avete letto L'arte della guerra, il capitolo sull'inganno? No? Meglio. Il Maggia è in guerra. Distrarre questi tempi, mentre Yuri e i suoi entrano nell'edificio e portano via. Siamo a corto di uomini! Gli sgherri di Amered che affrontano il Maggia. Mi sono imbucato a una festa in cui odio tutti. Continuate a pestarvi tra voi. Io vi do giusto una mano, ok? Mi ha bloccato! Ti schiaccio come un insetto sul parabrezza! La smettiamo con queste battute! Sable sa che avete preso in prestito i suoi scudi! Ora posso raggiungere io. E Yuri, fuori è tutto sotto controllo. Lì come va? Non mi riceve. Forse è nel seminterrato. Meglio andare a cercarla. Carino qui. Inquietante al punto giusto. Di sicuro niente fantasmi. Yuri sa come muoversi, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Devo trovarla immediatamente. Spero che non salti fuori un fantasma dal bagno. Ne farei a meno. Non tutti i vecchi sanatori sono infestati dai fantasmi dei pazienti sottoposti a tortura. Ma questo scommetto di sì. Ehi, Yuri, mi ricevi? Beh, provare non costava niente. Sembra la base operativa di Amered. Ma lui non c'è. E neanche Yuri. Si stavano giocando i quartieri per stabilire le nuove gerarchie dopo la caduta delle altre bande. Beh, tanti auguri. I newyorkesi sono allergici agli ordini. Yuri! Pessimo segno. Devo trovarla e subito. Non importa. Poliziotti ovunque. E c'è anche il ragno. E noi le facciamo fuori. Ammazziamoli tutti.
Sai cosa c'è nella Devo togliere di mezzo questo rompiscatole. Siamo qui solo di guardia. Stai comodo, eh? Davvero? Certo. Ci ha provato lo stesso. Quella stanza è sorvegliata. Forse Yuri c'entra qualcosa. Ho capito. Non devo dare nell'occhio. Ok, ora gli altri. Ci siamo quasi. Copertura! Sono qui! C'è qualcuno? Si parla durante le infiltrazioni. E anche questa è fatta. Ora perché Hammerhead ha lasciato qui di guardia i suoi sgherri? Tecnologia Sable. Ma cos'è tutto il resto? E com'è finito nelle mani di Hammerhead? Qui ci sono troppe attrezzature per le dirette video. Questa è una novità. E mi sembra troppo professionale per Hammerhead. Telecamere. Mi aiuteranno a trovare Yuri. Devo entrare lì dentro. Usano il vecchio sistema di sicurezza. Andiamo, Yuri. Io sono un gentiluomo. Prima di entrare, busso sempre alla porta. No. Ma voi vi siete infiltrati come serpi. È il problema dei poliziotti di oggi. Nessun rispetto. Vigliacco! Certo, ai tempi avevamo il vostro rispetto. Era un gioco di ritorsioni. A ciascuno il suo ruolo. Ci temevate. Ma ora... Ora pensate di poter vincere senza sforzo! Invece deve tornare la paura. Getta l'arma! Mani dietro la testa! E se rifiutassi? Capitano, mi dispiace. Arma a terra! Ecco. È questa la paura. Ora, capitano, ora! Yuri! Yuri, dove sei? Solo bisogno di rimettermi in sesto. Lascia fare a me. Posso trovare Hammerhead e scoprire cosa ha in mente. Tu pensa a riprenderti. Sì, sarebbe l'ideale. Devo chiamare le famiglie degli agenti e avvisarle. Ma non tagliarmi fuori. Se scopri qualcosa, voglio essere messa al corrente. Promesso. Lo fermeremo, Yuri. Non mi basta. Deve pagare per i suoi crimini.
Hammered ha colpito nel vivo. Non può continuare a seminare il caos. Ho sentito che i suoi uomini bazzicano spesso il bar senza nome. È un buon posto per iniziare la caccia. La parola d'ordine è fammi entrare, idiota! Ah, niente male. Ci ho lavorato parecchio. Il bar senza nome. La bettola bazzicata dai peggiori criminali di New York. L'ultima volta che sono stato qui, la rissa è durata quasi tutto il weekend e Labor Day. Ma ora ho te, mio piccolo adorabile amico. Qualcuno qui deve sapere cosa ha in mente Hammered. Potrei mettermi a origliare le loro conversazioni. Niente armi, risse o poteri, eh? Forse è pretendere troppo da questi clienti. Mi spiace, ma le regole sono queste. Le armi devono restare. Scusa, tutto fare del Maggia che dovrà ripararla. Ok, ma io non voglio. Ah, c'è troppo brusio. Dovrei filtrare le ricerche per le parole chiave Maggia e Hammered. Bene, vediamo cosa hanno da dire questi distinti gentiluomini. Finalmente siamo liberi dal Maggia. Hammered è il futuro di questa città. Non ti sembra tutto troppo strano? Cosa? Beh, quello che sta facendo a se stesso. Il progetto Olympus non è naturale. Perché? Il tuo tatuaggio è naturale? Dai, è diverso. Ok. Non vorrei sbilanciarmi, ma ho l'impressione che qui i laureati si contino sulle dita di una mano. È tempo di infiltrazione. Qualcuno di questi tizi deve conoscere i piani di Hammered. Qual è il gruppo che sembra più losco? È da pazzi. Tutti i padrini del Maggia nello stesso posto. Quei babbei si credono al sicuro. Ma il capo gliela farà vedere. Dopo averli fatti fuori, sarà lui a guidare il Maggia. Stupidi padrini. Se Hammered elimina i padrini, prenderà il controllo del Maggia. Devo trovarli prima di lui. Forse qualcuno sa dove si nascondono. Devo isolare le loro onde vocali. Senti, per l'attacco ai padrini, dove ci troviamo? Ti hanno dato istruzioni? No, ma quello nuovo dice di saperlo. L'ha sentito personalmente da Hammered. E perché l'ultimo arrivato è più aggiornato di noi? Io gli spacco i denti. Spero proprio che il novellino sappia dove sono i padrini. Forza, novellino, credo in te. Giravoce, che sai dove siano i padrini. Parla piano. È solo che... no, non lo so. E dai, novellino. Visto? Ci avrei scommesso. Aspetta, però so chi lo sa. Vinny e Gino. Sono sul retro. E non vogliono dirlo a nessuno. Sai che novità? Vinny e Gino sanno sempre tutto. Non dare aria alla bocca, novellino. Vinny e Gino, eh? Devo arrivare sul retro e scoprire cosa sanno. La porta vicino al flipper dà sul retro. Devo solo aprirla. Scusate, permesso? Le attività di Hammered. Devo dare un'occhiata a quella mappa. Hammered sta per assoldi ferati. Esatto. Ok. Ok, forza. Devo trovare Vinny e Gino per scoprire dove sono nascosti i padrini. Qual è il mio problema? I bagni sono sempre rotti? Ehi, hai sentito questa storia del progetto Olympus? Già, e non mi piace. Invece è interessante. Rischia di farci ammazzare. Progetto Olympus? Perché ne parlano tutti? Vinny e Gino, presumo. Quei due conoscono i piani di Hammered. Devono esserci degli appunti sul tavolo. Devo distrarre il dinamico duo. Come una festa di compleanno, ma... Stiamo scherzando. E uno è andato. Sotto con l'altro. Hai detto eclettico. Radio AM. Vin... Cavolo. È la mia occasione. Adoro quei cani. Sistema le luci e zitto. I padrini sono nascosti all'Auerbach Theater. Devo raggiungerli prima di Hammered. Ottimo lavoro, Spider-Bot. Ora resta nascosto, torno a prenderti dopo, con qualche litro di candeggina.
Ehi, hey, MJ, sono Peter. Sì, Pete, ho il tuo numero in rubrica. Non devi dirmelo ogni volta. Giusto, ovvio. Ascolta, so che sei al lavoro su quel pezzo sul Maggia. Ho qualcosa che potrebbe tornarti utile. Sì. Ho localizzato 4 attività di Hammerhead. Scommetto che non c'è niente di legale sotto. E con quali soldi pensi di scommettere? Ma apprezzo il pensiero e ce la dico subito. Posso occuparmi io della parte noiosa? Ti tengo informata, ok? Saresti un tesoro, sono con l'acqua alla gola. Ci sentiamo presto. A tutte le unità, servono rinforzi per il trasporto di un testimone informato su Hammerhead. Rispondete. Qualcuno che ha il fegato di testimoniare contro Hammerhead. Devo assolutamente proteggerlo. Non servivano rinforzi. Per me sì. Non è difficile guidare per qualche isolato. Hai visto cosa sta succedendo? Io non mi fido di nessuno. Si stanno muovendo. Devo seguirli nel caso qualcuno si presentasse senza invito. Sembra tutto tranquillo. Forse troppo tranquillo. Siamo compagnia! Sgherri di Hammerhead. Sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Devo proteggere il testimone. Oddio! Ordine d'asse! Prendete il testimone! Esserci una talpa nel distretto. Cambio di programma. Portiamo il testimone in un altro rifugio. Spider-Man, come va la caccia? Bene. Ho una pista sui padrini. Tu come ti senti? Stanca. Ho chiamato le famiglie ed è filato tutto liscio. Ma è stata dura. Molto dura. Andava fatto. Ci penso io, Yuri. Fidati. Ok. All'Auerbach Theater. Per fare da babysitter ai padrini. I padrini sono lì dentro. Sembra tutto tranquillo. Tranquillissimo, davvero. Visto? È per gente come voi che tendo a evitare le prime dei film. Per la miseria! Mi farti male! La prossima volta restate a casa, ok? Si risparmia un sacco sui popcorn! Seminato l'edificio di esplosivi. Bastava anche me. Devo sistemare gli sgherri e disinnescare le bombe. Fatto. Ora l'altra bomba. E ora sono sull'altro. Avrei scommesso. Altri esplosivi. Devo fare presto. Almeno una. E sono due. Folle con il fiato sospeso. Ed è incredibile, signori! Tripletta per lui! Non vi stancate mai di perdere! Ehi, lo dico per voi! Non fa bene al morale! Il capo ti saluta! Ok, i padrini dovrebbero essere al sicuro. Meglio entrare e controllare di persona. Spero che i padrini stiano bene. Dovranno cambiare nascondiglio. Ragazzi, dovreste rivedere le vostre misure di sicurezza. Ovviamente. Ci sono gli scavatori corazzati. Come no? Accidenti. Non è andata bene. Yuri è scappato. Con i padrini. Cosa? Com'è possibile? Hai presente le armi che hanno rubato a Sable? Beh, erano più evolute del previsto. Avevi promesso di risolvere il problema. Mi hai detto di stare tranquilla.
Sì, è vero, ma ho fatto un casino. Scusa. Ok, basta pause. Devo riprendere in mano la situazione. Ti chiamo quando ho un piano. Cavolo. Bel lavoro, Peter. Complimenti. Ascoltami. Ammered non può continuare ad armarsi. E quegli scavatori blindati rischiano di fare a pezzi il nostro deposito. Voglio smistare le attrezzature Sable in più magazzini per moltiplicare i bersagli e costringerlo a dividere le truppe. Ok, io cosa posso fare? Proteggi i trasporti. Contiamo di spedire più carichi in contemporanea. Tieniti pronto ad aiutare i corrieri nei guai. Perfetto. Sistemate le armi, penseremo ad Ammered. Concentrati, ci sono troppe vite in gioco. Quel tono di voce non mi piace. Devo trovare un momento per parlare con Yuri. È doloroso, ma non posso lasciarla sola. A tutte le unità, presenza di nemici armati pronti ad attaccare i trasporti. Nemici armati? Non per molto. Qualcuno ha informato Ammered del piano di Yuri. Cecchini, fermate il convoglio! Devo eliminare i cecchini e liberare la via al convoglio. Ora possono ripartire. Ha eliminato i cecchini! Muoversi! Cecchini ovunque. Sembra di essere al poligono. Devo correre avanti e liberare la strada. Cecchiniamo quei cecchini. Un cecchino di Ammered. Fortuna, vanno giù come birilli. Oh no no no, ancora qui. Qui cosa? Scherri di Ammered, come ci hanno trovati? Proteggiamo le armi. Sorpresa, sorpresieri. Sorpresieri. Beh sì, è una parola adesso. Fatto. Le tecnologie di Sable sono al sicuro. A tutte le unità, abbiamo problemi vicino alla residenza del sindaco. Sta uscendo qualcosa dal terreno. Inviate rinforzi, ripeto, inviate rinforzi. Altro che sicuro, devo darmi una mossa. Ammered ha dichiarato guerra alla polizia. E Yuri lavora senza un attimo di tregua. So che tiene i suoi uomini, ma non può accollarsi tutte le responsabilità. Disse il campione di accollo di responsabilità. Vuoi aiutarci con gli schemi di Ammered? Contaci! Stanno scappando con le tecnologie Sable, ma Yuri ha già troppi problemi. Posso farcela da solo. Devo farcela da solo. Ehi, ragno! Continua a seguirci, mi raccomando! Sì, l'idea è quella! Adoro i piani ben riusciti. Hai presente, ragno? Questo è il vostro piano? Questo? È la tua fermata! Ancora una, forza! Servizio in auto! Yuri, che tempismo, ho appena... No, qui! Ammered voleva tenerti impegnato e c'è riuscito! Yuri! Devi tornare, no, subito! No, no! Chiamate il pronto soccorso e avvisateli della situazione!
Devono stare pronti! Era solo un piano per sviarmi dal vero obiettivo di Amberet. Devo parlare con lui. Perché ha attaccato la centrale? Le tecnologie Sugo non erano già altrove. Yuri sembra a posto. Fisicamente, almeno. Mi piace, Yuri. Avrei dovuto essere qui. Sapeva esattamente cosa fare. Ha puntato ai contenitori del progetto Olympus. Sai di che si tratta? No, ma ora ce l'ha lui. E lo prenderemo. Lo so. Ma dove vai? A instillare paura. No, no, aspetta. Respira. O ti sposti, oppure ti arresto. Yuri, dobbiamo collaborare. Ti consiglio di starmi lontano. Questa storia non finirà bene, me lo sento. Stavolta ho incasinato tutto. Yuri aveva uno sguardo. Devo trovare Amered prima di lei. Ma come? Non ho più uno straccio d'indizio. Forse potrei fare una ricerca per parole chiave sui canali della polizia, sperando che parlino di Amered o del Magia. Un attimo. C'è una parola chiave. Ripeto, ci segnalano un apparatore locale di Amered, il bar senza nome. Inviate le unità disponibili. Qualcuno ha attaccato il bar senza nome. Devo arrivare lì prima della polizia e raccogliere informazioni. Ok, sono arrivato prima della polizia. Vediamo cosa è successo qui. Ci sono andati pesanti. Ma chi è stato? Yuri. Non ho mai visto Yuri perdere il controllo così. Ehi, quella cos'è? Spider-Bot! Wow! Non avrei mai sperato di rivederti tutto intero. È un telefono. Chiamata da Vinny. Pronto? Gino, dove sei? La poliziotta ha fatto saltare il magazzino sulla terza! La poliziotta? Watanabe, o come si chiama? Ha distrutto tutto. Io porto i feriti al Mercy General, poi raggiungo gli altri e mi preparo per stasera. Sì, giusto un ripassino. Che succede stasera? Hai preso una botta in testa. C'è il grande show. Il capo vuole tutti sul pezzo. Datti una mossa e vai al punto di ritrovo. Il grande show. Amered ha un piano per i padrini. Ma devo saperne di più. E la pista migliore è trovare questo Vinny. Spero di arrivare in tempo al Mercy General. Prima di lasciare la centrale, Yuri ha detto di voler instillare paura. Ma più di quelle parole, mi preoccupa l'espressione che aveva. Mercy General. Ok, scansionerò le chiamate telefoniche degli ultimi 5 minuti. Se il mio amico Vinny è ancora qui, dovrei riuscire a rintracciarlo. Ci spero. Rilevo diversi segnali, ma devo avvicinarmi per riconoscere l'ID di Vinny. Mi sento una spia. La meno stilosa delle... Andiamo, andiamo! Sì, è lui! Grande Vinny! Ecco Vinny. Meglio restare vicino, ma non troppo. Secondo Vinny, Amered ha in programma uno show per stasera. E dubito sia Broadway o off-Broadway... O teatro sperimentale da qualche parte a Ludlow. Aiutami, Vinny. Sei la mia unica speranza. Sale su una macchina. Pessima mossa, Vinny. Dove lo ritrovi un parcheggio come quello? Dopo aver rapito i padrini, Amered se n'è rimasto buono e calmo. Scommetto che tutto ruota intorno a loro. Devo solo scoprire di cosa si tratta e arrivare a Amered prima di Yuri. Thank you.
questo deve essere il punto di ritrovo indicato da Vinny. Potrei origliare in giro e raccogliere informazioni sul grande show. Allora, quando andiamo al cantiere? Più tardi, il capo vuole la luce giusta. Drammatico come sempre. D'accordo, fammi sapere se vedi Gino, ok? Gli avevo chiesto di aspettarmi qui. Qualunque cosa succeda stasera, il teatro è un cantiere in costruzione. Ma quale? Hammered ne controlla una mezza dozzina. Cambio della guardia, ora tocca a me, grazie. Lo spettacolo inizia alle 9, non possiamo cazzeggiare. Controllo io le betoniere. Alle 9 sarà tutto pronto, promesso. Lo spettacolo inizia alle 9. Buono sapersi, ma dov'è il posto? È il cantiere vicino alla fermata della A sulla 34esima. La linea G non passa neanche da Manhattan. Scusa, sai, vengo dal New Jersey. A sulla 34esima. Ho capito. Un cantiere vicino alla 34esima. È Hudson Yards. Ok. Hammered ha in mente qualcosa e ha portato i padrini a Hudson Yards. Ok, è l'ora dello show. Spero non sia richiesta la cravatta. Ma perché Hammered non è un normale boss del Magia? Forse è colpa della placca che ha in testa. Spero di essere in vantaggio su Yuri. Se dovesse trovarsi faccia a faccia con Hammered, potrebbe compiere qualche follia. I padrini del Magia. Chi si rivede? Il ragno. Giusto in tempo per la trasmissione. Trasmissione. Buonasera, New York. Preparatevi a un grande spettacolo. Il cambio della guardia. Ricordate quando onore e lealtà non erano parole vuote? Eccellente! Quando il Magia era temuto e rispettato. Da oggi tutto tornerà come prima. Aiuto! Aiuto! Vorrei festeggiare insieme a voi. Niente paura. Ci rivedremo molto presto. Se non spengo la betoniera, i padrini finiranno sepolti vivi. Fermata! Per ora. Devo tenerli lontani dai comandi. Vuoi assaggiare il cemento? Il cemento si è fermato! Andiamo! Nessuna traccia di Yuri. L'ho battuta sul tempo. Correte la betoniera! No, hanno riacceso la betoniera. Ragazzi, va bene se chiamo i vostri blindati talpe? Sì, secondo me farà presa. Un'altra talpa. Ci sono anche portabicchieri lì dentro. Bicchieri nel cervello. Ma che vuoi? Inventa tu un nome migliore. Che ne dici di la tua morte? Banale. No, no. Il sistema è in cortocircuito. Non si spegne. Devo usare le ragnatele sulla betoniera. Ti servirà la forza. Rezzi, ti prego, Rezzi! Posso aggiungere a prova di cemento tra gli slogan per la tela. Ehi, qualcuno ci può dare una mano? Restate calmi, vi tireremo fuori di lì. I padrini sono al sicuro. E adesso pensiamo a quella testa piatta. Complimenti, ragno. Mi hai rovinato la festa, ma non importa. È il bello della diretta. Ti piace? È il progetto Olympus in azione. L'ho finito mentre ti divertivi con gli altri boss. È l'ultima trovata degli stilisti parigini. Mi spiace, ma il metallizzato non ti dona affatto.
Voglio solo ridare lustro ai criminali locali, ma serve una guida a lungo termine. E io sono a prova di bomba. Quel corpo sarà anche a lungo termine, ma tu resti un pazzo. Sono solo un esperto di pubbliche relazioni. Pare che la città non prenda più sul serio il Maggia. Non ci rispetta. Ma quando ti ucciderò davanti a tutti, la situazione cambierà. È ora di tornare ai vecchi tempi. Ne ho testate di teste, ma la tua è la più dura di tutte. Devo schivare le tue testate. Conosciute di teste dure in vita mia, ma mai così dure. Picchiarti in testa è come dare pugno a un muro. Un muro fatto d'acciaio. Fermo! Sei in arresto! Allora, trasformatura non è stata poi una grande idea, eh? Forse non hai afferrato il concetto di lungo termine. Il vero Maggia è paziente. Sa aspettare il momento giusto per... Yuri! No! Yuri! Non farlo! Capitano, si fermi! L'altra volta mi hai detto qualcosa sulla paura. Come ti senti adesso? Direi elegante. Mi dispiace per il capitano, ma almeno quel mostro è morto. Ne sei certa? Capo.